Arriva poco prima delle 11.30 e subito viene circondato dai residenti esasperati dalla situazione. È un governatore deciso e solidale con le famiglie che hanno passato la notte in tenda davanti alle loro abitazioni e da quelle occupate da oltre 100 immigrati. Chiara la posizione del Veneto nei confronti dello Stato che ha imposto questi arrivi. Ho mandato un'ispezione io ieri sera. E dopo vi mandiamo il report. Vabbè, lei dica quello che ha visto e così sente tutto. Io vedo questo, 23 appartamenti occupati, situazioni, appartamenti in buona salubrità. Mi dicono che la luce verrà lasciata entro oggi, però questo posso dire. Sì, non c'è la luce, c'è l'acqua. La situazione è discretamente buona. Il sovraffollamento è per appartamento, ma ci sono appartamenti che possono essere utilizzati e quindi può essere ridotta la particolare condizione di sovraffollamento di certi appartamenti. Lei scrive quello che ha visto, poi il sindaco si è messo nelle condizioni e fanno un'ordinanza. Noi non siamo d'accordo, questa roba qua è una porcheria. Questa è una cosa... Questi rilievi dell'USL per una condizione che lo stesso presidente ha definito così. Questa roba qua è la più grande vergogna che io ho visto fino adesso, perché neanche Eraclea è arrivata a questi livelli qui, perché comunque Eraclea già lì è un casino, qui è ancora peggio che ci sono delle famiglie all'interno. Prefetto sappia che noi, cioè oggi è dichiarazione di guerra, da qui al futuro contro il prefetto, perché non esiste una roba del genere. Anche noi siamo disposti a perdere tutto. Una situazione che inevitabilmente tornerà a Roma. Non per grado. Non esiste più. Io voglio vedere la relazione in maniera tale che il sindaco sia messo in condizione di fare un'ordinanza, perché comunque andiamo allo scontro. Due, adesso lasciatemi andare dentro, sarà tutto il modo di farmi entrare, voglio andare a vedere sta gente. Tre, ritorno alla carica del prefetto. Quattro, vado anche da Renzi, vediamo cosa che riusciamo a fare.